questa vigorosa testa in terracotta modellata con acuto verismo e con una partecipazione introspettiva, ritrae le fattezze di Filippo Brunelleschi, celebre architetto, nominato già dai contemporanei come un divino ingegno, questa già dice lunga, fu eseguita da un figlio adottivo di Brunelleschi, lo scultore Andrea Di Lazzaro Cavalcanti, detto in Buggiano, come modello preparatorio per l'effigie marmorea posta nel monumento celebrativo, appunto nel commemorativo, che si trova all'interno della cattedrale di Firenze, sulla fiancata destra, proprio appena varcato l'ingresso della cattedrale. Si tratta di un'opera quindi che ha un valore direi iconico, identitario, soprattutto per la città di Firenze, dico per noi che viviamo appunto all'ombra della grande cupola brunelleschiana, però direi che più in generale è un'opera di straordinario significato anche per tutto lo sviluppo della storia dell'arte occidentale, in quanto Filippo Brunelleschi è considerato appunto già dai contemporanei, ma tuttora insomma dalla critica, il padre del Rinascimento, colui che appunto seppe dialogare con gli antichi, seppe riscoprire appunto la grandezza e gli insegnamenti della civiltà classica attraverso un'attività di archeologica condotta insieme all'amico Donatello, ma anche con lui che seppe inventare la prospettiva lineare, quindi il metodo per rappresentare lo spazio, le architetture, appunto, che tuttora dico fino all'Accademia, insomma, viene considerato in modo più, come dire, corretto e veridico. E fu anche vero autore di mille altre invenzioni, delle quali le fonti come Vasari, come la biografia di Antonio Manetti, eccetera, ci parlano appunto. L'acquisto della testa del Buggiano con le fattezze di Filippo Brunelleschi era perfino ineluttabile per l'opera di Santa Maria del Fiore. Di Filippo c'è ben poco da dire riguardo agli incarichi che ha ricevuto dall'opera di Santa Maria del Fiore, visto che la cupola è su tutti i loghi fiorentini, subito dopo il Giglio. Più interessanti sono gli incarichi che ha avuto invece il Buggiano, di cui ricorderei soprattutto gli stupendi lavabi umanistici per le due sacrestie. L'acquisto era ineluttabile ed aveva la garanzia di due studiosi che, colleghi miei fin dall'antico, uno studioso Giancarlo Gentilini della terracotta e della terracotta invetriata, i suoi studi sono imprescindibili per qualsiasi ricerca, l'altro Alfredo Bellandi che ha studiato la scultura, studia la scultura, quando ero agli Uffizi ha fatto una mostra sulla scultura e soprattutto in questo caso ha fatto la monografia, la grande monografia sul Buggiano. Ripeto, con queste premesse credo che perfino non ci fosse scelta per l'opera di Santa Maria del Fiore, che acquisisce quest'opera davvero importante per le sue collezioni. Qualche tempo fa, assieme a Giancarlo Gentilini, abbiamo lavorato sul Buggiano, soprattutto a questa monografia, quindi per me è una emozione intensa poter presentare quest'opera qualificata da un naturalismo espressivo di grande intensità, ma che restituisce anche il carattere del personaggio, no? Di questo straordinario architetto e uomo di pensiero che è Brunelleschi. Noi siamo molto contenti di poter presentare quest'opera all'interno del museo perché in fondo quest'opera era destinata a questo luogo e ringraziamo Antonio Natali che per primo ha capito l'importanza di questa scultura e ha favorito l'incardinamento, speriamo per l'eternità, nella città di Firenze di questo straordinario ritratto di Brunelleschi.